Siamo già in registrazione, ragazze. Voi che siete dell'online? Allora vi aspettiamo. Ok? E avrete la conferenza, ma potete avere la conferenza un po' tutti, Quindi la registrazione. Ecco, due ci sono già qui. Diana, Licia. Ok. Ciao, Rieccoci. Ciao ciao. Ciao. bella. Ciao, come state? Ciao. Stanchi? Stanchi. Ecco, com'è andata con Fini? Lei è meravigliosa. Bellissima, stupenda. Una diva, simpaticissima. È una diva, sì. Mamma mia. Se penso che ha 10 anni più di me, ha vibrato per quasi un'ora e io dopo 20 minuti ero esausta. Esatto. No, è vero, è vero. Mamma, che brava, bella. Allora, cosa vi è sembrato Fifi Addo? Una diva. Mamma mia, Una diva. meravigliosa, un'energia che è Sì, incredibile. un vulcano proprio. Io a un certo punto mi sono bloccata lì a guardare, cioè non ho più ballato, la guardavo solo. Era proprio bellissima. Poi faceva troppo ridere quando se la prendeva con la percussionista. Ascolta, ma cosa diceva delle ginocchia e delle Lo che non ho capito? scimmi, lei non vuole lo scimmie di ginocchio, non deve esistere proprio. E quindi Ah, lei fa il solo bacino, bacino? quello proprio golden era, cioè bacino. È un bilancino piccolo piccolo e quindi tutto di bacino. Ma come la regge con la schiena? Mio Dio. Cosa? Come regge con la schiena tutto quello E scimmie, il pensare che ha subito un bacino? intervento quest'inverno anche. Infatti sua figlia non aveva Madonna. detto che viaggiasse, insomma. Vabbè, questo per tutte quante, vero? Ok, va bene. Allora, adesso possiamo iniziare, va bene? Quindi metto. Allora, dunque cambio perché sennò altrimenti galleria, vediamo, mi metto. Ok. Benissimo. Partiamo. Allora, ovviamente non mi rivolgo solo alle ragazze online, che normalmente inizio parlando un pochino con loro, ovviamente, perché le sento un po' lontane, quindi mi sembra più che giusto. Ok, quindi adesso parlo anche con voi, che comunque ci siamo visti anche prima al luogo che ho fatto anch'io. Allora, dunque, perché questa conferenza? Perché questo tema? Infatti, se voi avete letto la dispensa che vi ho dato, c'è scritto, c'è una domanda, ma perché studiare la Golden Era? Allora, io penso, vabbè, c'è ancora una giornata di studio e quindi non abbiamo fatto tutto quello. E poi dovete vedere anche comunque lo spettacolo che è fatto, impostato come uno spettacolo di teatro danza. Quindi non sono delle esibizioni messe insieme per fare vetrina, diciamo, di danzatori, di artisti, ma vuole essere proprio una storia raccontata di tutti i passaggi dei diversi periodi della Golden. Allora, è molto importante vedere appunto la figura di Amma Sapni come quella che ha creato comunque un salto in quello che poteva essere la tradizione delle Awalin, del palazzo, no? Un salto, diciamo, da quello che era la tradizione della danza orientale intesa come danza colta, accomunata in un certo qual modo con quello che poteva essere l'aspetto folcloristico della danza, che però, diciamo, dal 700 all'800 erano le gawasi che portavano più avanti il discorso della danza folcloristica. Grazie comunque a Badia, anche se comunque prima di Badia c'erano comunque dei locali, dei cabaret che facevano comunque della danza, perché già comunque Shafika El Kopta, che è comunque una danzatrice precedente, quasi contemporanea a Badia, faceva comunque del cabaret, però non sul modello di Badia. Badia ha creato veramente uno scarto incredibile con il passato, ha mantenuto quelli che sono i fondamenti comunque della danza orientale,
con diciamo, l'arricchito con quello che poteva essere gli aspetti positivi della danza occidentale, tra cui inserire le coreografie costruite, utilizzare lo spazio scenico. E lavorando, cioè danzando nello spazio, quindi per poter fare questo, la danza classica e la danza moderna potevano essere veramente un aiuto. E perché? Perché comunque veniva integrata con quello che sono i metodi che provengono appunto dalle danze occidentali. Che altre cose sono state introdotte tramite, diciamo, il cabaret di Badia? Il velo. Cioè, se noi pensiamo al velo, pensiamo a un velo che non è egiziano, il velo è americano, il velo proviene comunque dalla cultura della danza moderna, perché il velo prima, diciamo, veniva utilizzato come un semplice, diciamo, strumento per fare un ingresso, per coprirsi e poi scoprirsi durante la danza, ma non come elemento proprio attivo nella coreografia. Come un prolungamento del movimento della danzatrice. Quindi Badia ha aperto, diciamo, questa strada, ha istruito le sue danzatrici, chiamando dei coreografi dall'Occidente. Le danzatrici che facevano parte del cabaret di Badia e anche, diciamo, anche leggermente al di fuori del cabaret di Badia, poi successivamente. Si sono arricchite di tutta questa cultura che proveniva dall'Occidente, tra cui Samia Gamal, sappiamo che ha studiato con una coreografa russa che le ha insegnato a usare il velo, ok? Anche se comunque Samia aveva sempre comunque dei problemi a ricordarsi le coreografie e a ballare con i tacchi come si voleva negli anni 20-30 che si ballasse con i tacchi, no? Quindi comunque, ogni diva, la caratteristica di ogni diva è che ogni diva ha la sua personalità, lavora molto di improvvisazione, come dice Fifi, che ne abbiamo parlato anche ieri. Allora, Fifi, tenete presente, fa parte della seconda generazione, quella che io definisco Golden Era moderna, come vi ho scritto anche cioè la Golden Era classica, fatta appunto da Taheya Carioca, Naima Keff e Samia Gamal. E la seconda generazione, che è quella di Terzaghi, Nawafua e Fifi Addò. Fifi Addò è scappata di casa per essere ballerina a 12 anni e lei ha vissuto, diciamo, nell'ambiente del Cairo degli anni 50, ha vissuto quello che era il periodo più ricco, più florido, no? Quindi lei ha convissuto con Taheya Carioca, con Samia Gamal, lei era la bambina loro, per intenderci, no? Quindi lei diceva effettivamente che la danza, più che contare 1, 2, 3, ci dice 1, 2, 3, 4, ci dice Fifi, dobbiamo sentirla dentro, la musica deve entrarci e dobbiamo avere questo. E quindi c'è questo aspetto profondamente comunque artistico, no? Interpretativo, che non può mai passare. Cos'è che si è perso, diciamo, nella danza orientale moderna, contemporanea? Il fatto comunque che ci siamo lasciati trascinare troppo dal tecnicismo, che ci sta, perché se c'è una persona che vuole la tecnica, sono proprio io, e anche codificare le cose, però comunque questo deve essere solo uno strumento per arrivare a fare veramente dell'arte, dell'interpretazione, per poterci permettere di fare improvvisazione. Per poter fare improvvisazione. Quindi, perché studiare Golden Era? Per questo motivo, perché attraverso di loro riuscire a capire l'importanza di vivere comunque la musica in modo molto personale. Con questo non voglio dire che noi non dobbiamo avere un coreografo che ci fa le coreografie. Ci può stare. Cioè, una danzatrice deve andare in competizione, ci sta che comunque si faccia fare la coreografia da una brava insegnante che faccia delle coreografie per competizione. Però secondo me, quando io voglio fare qualcosa che sia di più della competizione, che acquisti un valore in più, che sia artistico, che sia interpretativo,
sicuramente dovete farlo da sole. E questo lo potete fare solo se si fa un lavoro interiore, prima di conoscenza profonda della danza, tanta tecnica, perché senza tecnica non se ne fa nulla, assolutamente. E la competizione ci dà la possibilità di imparare la tecnica, di poterci confrontare, di poter capire tantissime cose, di sapere dove siamo, quale livello siamo, importantissimo, che non è solo quello del giudizio, eh? Cioè di sapere dove siamo per capire anche il nostro modo di procedere e sapere dove posso arrivare, cioè cosa posso fare. Io voglio organizzare un mio spettacolo in teatro, voglio raccontare cos'è la mia danza e riuscire a farlo fino in fondo, questa cosa. Perché mi guardi così? Perché fa parte del discorso. Che fa parte del discorso, infatti. Infatti, è vero. Quindi, Golden Era è il fondamento. Se io devo studiare la storia della danza, non posso tralasciarla. Un'altra cosa, attenzione, io ho sentito tante danzatrici che mi dicono: ah, io voglio fare il Rakshark, il folklore non mi interessa. Ma siamo impazziti? Cioè, come si fa a dire? Cioè, è come se io dicessi, non so, voglio camminare con una gamba sola. Non esiste, ok? Quindi, di certo, devo studiare folklore, devo studiare tradizione. Con questo non voglio dire non fate tribal fusion, tribal, oppure, che ne so, contaminazioni. Fatele, però prima studiate bene quello che sono i fondamenti, ok? Golden Era da un sacco di tempo che non si studia più, eh? Io mi sono resa conto, ho detto, c'è tanto bisogno di studiare Golden Era. Avete visto quanti di voi fanno il cammello intero? Cioè, scusa, di bacino volevo dire. Lo fate sempre completo. Il cammello di bacino, quello alla Naima Kef, Dio vabbè, lei era addirittura una circense, quindi faceva delle cose incredibili, però comunque il cammello di bacino è fondamentale anche per poter fare tantissime cose anche nella danza di oggi, ok? Per poterle interpretare. E certi movimenti piccoli, i scimmi che avete fatto con Fifi, che ovviamente Fi è molto più folk, lo sappiamo, molto più cioè la Bint e il Balad, cioè la ragazza di paese e Fifi, cioè quando io dico Bint e il Balad è Fifi, ok? Decisamente, cioè non ci sono altri personaggi che possono rappresentare questa cosa. E infatti ogni ultima diva della sua generazione, Nagua Fua, è diciamo la signora del Rakshaki, no? Oppure Zorzacchi ha tutta una, diciamo, una sua eleganza, una sua particolarità, cioè ognuno di loro sono dei personaggi, oppure Mona El Said, cioè ognuna di loro hanno tutte comunque una loro caratteristica. Bene, mi piacerebbe anche sapere da parte vostra che cosa pensate di questo lavoro, questa cosa che abbiamo messo insieme agli altri maestri dello staff, su il fatto di programmare tutto su un argomento ben preciso come questo. Cosa ne pensate? Dai, mi piacerebbe sentire anche il vostro parere. Dai, forza! Dai, dimmi. No, è molto interessante perché comunque all'interno anche della Golden Era non c'è un simbolo, c'è una singola questione, c'è un singolo aspetto. Quindi no. Vederli tutti insieme fa capire ancora di più che la Golden Era era talmente ricca e variegata in quel periodo soprattutto, e appunto cioè, non si smette mai di nemmeno di imparare, insomma. Certo. E quindi ti dà la possibilità di avere un quadro completo su un aspetto di un'altra. Certo, e poi capire l'importanza di lavorare sulla propria personalità, come hanno fatto loro. Se noi guardiamo, ad esempio, e ce lo può confermare chi fa competizioni a livello internazionale, come appunto Maria Palma, ci può dire che spesso noi vediamo le danzatrici sembrano tutte uguali, è vero o no? Purtroppo. Ok, ecco, questo non va bene, cioè, è per questo che dico, sì, mi sta bene che mi faccia la coreografia la maestra, cioè la maestra che mi permette comunque di vincere, però lavorare sulla propria personalità, questa maestra dovrebbe comunque far emergere. Nel mio caso, perché mi ha chiamato in casa, le coreografie del suo padre Simona, ma io le personalità di sempre. E questa è la mia ma questo lo so perché ti conosco. Sì. Quindi esula un attimino.
Certo. Discorsi di personalità, perché proprio è la personalità che emerge e non può totalmente emergere con la fotografia di un insegnante, quindi anche se la capacità dell'insegnante sta proprio nel fare e preparare una fotografia conoscendo l'individuo allievo, certo, che non è più l'allievo che basta. Poi ovviamente l'allievo deve avere la capacità di poter introdurre dei passi, quindi sicuramente a misura la coreografia della propria, certo, che non è purtroppo una capacità, ci vuole anche, certo, una crescita, certo, ma la crescita è negli anni, non è una cosa immediata, assolutamente, e quindi come la conoscenza della Golden Era, scoprire oggi la Golden Era se una studio tanto da tanto tempo dovrebbe forse, certo. Infatti, no, no, veramente. Ok. Allora, un'altra cosa che volevo dire, noi parliamo delle danzatrici, no, della Golden Era. Ma guardate che comunque la Golden Era è, non dico quasi di più, è musica. Perché noi abbiamo questi grandi esponenti della Golden Era, musicisti, che hanno creato dei pezzi che sono meravigliosi. Tutti i brani cantati da Umm Kulthum fanno parte di Mohammed Abdel Wahab, che ha scritto Enta Onri, Daret El Ayam, cioè tutti questi pezzi che sono meravigliosi. E pensate che a suo tempo erano talmente innovatori questi musicisti, perché hanno creato veramente una svolta nella musica, perché loro nel momento in cui si sono incontrati hanno avuto dei contatti interculturali con l'America Latina, con col mondo del diciamo afroamericano, hanno contaminato quello che poteva essere contaminato, cioè si sono ispirati, diciamo, hanno creato dei ritmi nuovi come la rumba mastri, come il diciamo il ritmo samba, cioè ci sono tantissimi ritmi che provengono comunque da questo. E il brano che abbiamo fatto oggi, cioè di Badia Masabni, le ragazze lo sanno, alla base ritmica che c'è in quel brano c'è la clave cubana, ok? E in più noi gli abbiamo sovrapposto altri due ritmi, uno che è quello del bongo e quello dei cimbali, che era la parte comunque araba, vero? Quindi niente, cioè capire che effettivamente la danza e la musica devono comunque evolversi. No, non dobbiamo rischiare comunque di rimanere fossilizzati. Dico, vabbè, sto studiando la Golden Era, è giusto comunque far tradizione e non modernità. No, non è vero. Cioè, bisogna andare avanti. Però non dobbiamo dimenticarci assolutamente ciò che è invece tradizione. Cioè, rispetto verso la tradizione. Dobbiamo fare un altro punto molto importante per chi sono appassionati di Masmur Reda. Io amo Masmur Reda, io ho studiato con lui, cioè il mio libro è uscito proprio nel momento in cui lui era morto, infatti gli avevo fatto la dedica. Però il problema, lo dice anche Farida Fahmy, che è stata la sua prima ballerina, e tutti i suoi diciamo discepoli, allievi, ballerini della Reda Troupe, anche successive, nessuno è andato avanti, si sono fermati lì a continuare a rifare sempre le coreografie a modo di Masmur Reda. Questa non è arte, ripetere in continuazione le cose, ok? E non facciamo nomi, cioè non voglio fare nomi, però il discorso è che la danza deve veramente evolversi. Impariamo dalla Golden Era. La Golden Era ci ha insegnato che comunque possiamo tranquillamente ispirarci, cioè Badia Masabni si è ispirata alle Awalin, ok? Lei ha voluto che le danzatrici fossero le nuove Awalin, uscissero da quei locali terribili che esistevano in quel periodo, locali solo per uomini, dove si beveva alcolici, eccetera, ok? E voleva dare un nuovo rispetto alle danzatrici e l'ha fatto appunto nel modo più, diciamo, più innovativo, questa cosa, no? Ecco. Bene, allora, io ho voluto chiarire questa cosa, leggete la dispensa perché ci sono tante cose inedite, altre cose sono già nel libro mio del 2020, adesso ne scriverò un altro forse, ecco, quindi vediamo, anche perché comunque continuo a fare ricerca, continuo a trovare nuove cose, dico, soprattutto sui Muwashahad, sulle correnti, diciamo, siriane, che è quella di Aleppo e quella invece andalusa, che quindi hanno tutti aspetti completamente, quindi anche su queste cose, ok?
è che c'è poco materiale, però dai, insomma, forse ce la faccio. Benissimo, allora io passerei la parola ad Alex Pantera, che è venuto a trovarci oggi. Allora, io l'ho invitato perché ci tengo tantissimo a far conoscere appunto il progetto di Alex. Io l'ho conosciuto l'anno scorso a gennaio, ok? E da allora sono rimasta, da quel momento sono rimasta dentro, diciamo, nel progetto che si chiama Elite. E diciamo, io ho trovato il vantaggio di riuscire a interagire con tantissime danzatrici in Italia che sono sulla mia lunghezza d'onda, per intenderci. Cosa che negli ultimi tempi io trovavo una grande difficoltà, perché se noi rimaniamo limitati al nostro, e questo Valeria, che fa parte della mia scuola, la mia assistente, cioè lei proprio. Esatto, lo sa, e la difficoltà maggiore prima del lockdown è stato sicuramente il fatto che cioè una persona come me, che comunque ha voglia comunque di fare ricerca, di studiare, eccetera, e ha bisogno comunque di un target diciamo, di allievi che possano essere sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi facevo molta fatica, non perché non mi piace insegnare ai principianti, perché comunque insegnare a un principiante è una cosa molto bella, no? Però spesso non realizza completamente quello che comunque uno vorrebbe fare. Ad esempio, oggi ho fatto con le ragazze e Maria Massapni, abbiamo fatto questo lavoro di ricerca appunto sui ritmi nuovi, sulle cose, e ho visto in loro questo interesse, questa voglia comunque, ed è questo che io sto cercando, diciamo, negli allievi. Però come raggiungere questi obiettivi? Come fare? Allora, ci vogliono dei canali particolari per raggiungere queste cose. Ecco, Alex è questo, diciamo, possiamo definirlo anche coach, va bene? Delle danzatrici che ci aiuta anche comunque a capire tante cose. Ok? E adesso lasciamolo parlare. No, no, no. Benissimo. Ok, allora, Margherita, se vuoi, sì, ecco. Io ovviamente parlerò sia in camera che... Mi raccomando, Sì, non c'è ghiaccio. devo fare... No, ok, no, posso così. Una cortesia, prima di iniziare, mi serve un attimo di capire a che punto siamo tutti quanti. Chi di voi è di Verona? Alzi la mano. Ok, chi è di fuori Verona? Seconda domanda, siate gentili, chi di voi vive esclusivamente di arte? Okay. Chi di voi ha almeno due fonti di introito oltre all'arte? Alzi la mano chi ha un altro lavoro che non è artistico? Ok, più o meno, ok. Gentilissimo. Adesso, vi spiego perché vi ho fatto queste domande. Colgo occasione prima di iniziare di ringraziare Margherita per avermi ospitato, per me è una grande possibilità. E se nessuno l'ha fatto fino adesso, perché di solito chi organizza non si presenta da solo, fatele un applauso per aver organizzato in un periodo così Grazie. difficile. Allora, ho sentito, ancora, ancora! Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Dovevo farti parte. Sì, anche in coscienza mi hanno detto, eh? Cioè, nel senso che mio figlio mi dice sempre: tu sei quella che va avanti così a fa da tratta e non ti guardi intorno, anche un po' in coscienza, Di vabbè. solito ci riescono. Allora, dunque, rettifico un attimino. Io sono un imprenditore e un organizzatore. Okay? Per chi non mi conosce, chiamo Alex Pantera. Aiuto artisti, insegnanti, organizzatrici, ma anche organizzatori, qualunque altra persona che faccia questo lavoro, a organizzare la promozione, il reparto, l'evento con lo specifico scopo di massimizzare l'intento organizzativo. Sia questo di avere un nuovo pubblico, guadagnare di più, migliorare la reputazione o, come nel caso di molti artisti, avere più soddisfazione nel realizzare. La differenza rispetto ad altri che fanno il mio mestiere, ve lo dico subito, è che io sulla carta sarei un ingegnere. Quando organizzo, mi dicono che sembro un militare, in realtà vivo la vita dell'artista creativo.
questo è un po' che lo vedono da fuori, mi differenzia dagli altri perché ho questa vena artistica, più volte io stesso ho creato delle cose, per quello riusciamo a capirci su quel canale lì. E ho buon motivo di credere che tutte voi qui almeno una volta vi siete trovate in un casino, in una situazione un po' difficile, dove da un lato avevate voglia di mostrare quello che vi piaceva, quello che era l'arte, quello che era l'emozione artistica, e dall'altro la necessità però di far quadrare i conti. Da un lato l'idea che quello che avete da raccontare è bellissimo, dall'altro la difficoltà di dover farlo capire ad altri che non lo sanno. Per cui da un lato ci siete voi che dite quello che io faccio è bello, è bellissimo, mi appassiona, dall'altro se non riuscite a dirlo ad altri rimanete in pochi, per cui non è più sostenibile. Ora, come spesso dico, le persone vengono a teatro se capiscono che vale la pena. Il fatto è che capiscono che vale la pena se vengono a teatro. E qui c'è il primo impasse. Insomma, se ne esce a fatica, soprattutto se fate qualcosa di nuovo. Perché faccio riferimento a dovete creare qualcosa di nuovo, non importa se fate lezione, spettacolo, qualunque altra cosa, se lo fate per la prima volta non avete materiale da mostrare, non avete cose da far vedere, per cui fate ancora più fatica a dire agli altri guarda che quello che io sto facendo è figo. Per cui non avete il materiale per convincere altri a dire guarda che se vieni a vedermi ne vale la pena. Quindi gli avanguardisti spesso hanno questo problema. Come potete immaginare, io vi sto parlando per esperienza, nel senso che, lasciatevi racconti questa, io ho avuto la fortuna quando ero piccolino, i miei genitori mi hanno portato a New York, mi hanno portato a Broadway, sarà stato alto meno di questo tavolo, però ricordo benissimo di aver visto il musical della Bella e la Bestia. Una fortuna straordinaria, non solo perché, come i ragazzini, vedevo queste luci, queste scenografie, queste cose bellissime, rimasi stupito del fatto che la voce si sentiva ovunque. Se immaginate un ragazzino abituato a sentire la voce uno a uno, la sente dappertutto. In realtà la cosa che mi colpì di più fu alla fine, erano le prime file, regalo dei miei genitori, per cui esperienza top, alla fine dello spettacolo mi sono girato e ho visto la platea. E ho visto queste persone emozionate, ho visto queste persone felici in qualche modo. E ho detto, caspita, deve essere proprio un bel lavoro stare lì sopra, se poi loro qui sotto si sentono in questo modo. Come potete immaginare, questa cosa ha cambiato la mia esistenza, perché è quello che adesso io cerco di fare. Vi risparmio quello che c'è nel mezzo, sensazione molto edificante, 20 anni più tardi provo a fare la mia prima produzione. Lo spettacolo è fighissimo secondo me, è tutto bello secondo me, devono venire secondo me, non possono fare a meno di vederlo secondo me. Mi scontrai con la dura realtà del fatto che io sapevo che era fighissimo, mentre invece gli altri non l'avevano capito. E sinceramente la cosa non mi andava troppo giù, da un lato perché mi bruciava fulminare un certo numero di zeri, perché gli artisti cosa fanno? Se non trovano una produzione, lavorano, mettono da parte qualche soldino e poi organizzano di tasca loro. Così come accade anche magari, non so, nei corsi, nelle lezioni, si mettono da parte i soldi. Per cui io avevo bruciato la prima volta un budget a 4 zeri, la seconda volta un budget a 5 zeri, e tutto sommato non ero proprio felicissimo. Per cui, peraltro poi altri che proponevano delle boiate allucinanti avevano la sala piena. Questa cosa mi mandava in bestia. Perché io dico che lo faccio con l'idea di farli emozionare, lasciargli il messaggio. Altri che invece lo fanno con un'idea un po' più commerciale, però caspita ce li hanno in sala. Quindi... non vi dico, poi vabbè, la mia famiglia mi sosteneva, però erano tristi anche loro, cioè tutto sommato mi bruciava, dico caspita, loro mi sostengono, però anche a loro non andava giù questa cosa qui perché gli dispiaceva. Ultimo ma non ultimo, mio amico, me lo ricordo ancora, Claudio Antonini, avanti, ma perché non te compri un BMW e vai alle Maldive invece di spendere tutti sti soldi? Io adesso rido, all'epoca non ridevo per niente. Anche perché, insomma, una battuta del genere a noi visionari tu non puoi capire. Ci sono altri motivi per cui lo fai. A forza di non dormirci la notte,
Avevo abbandonato l'idea di mollare, perché sapevo che sarebbe stata una ferita che non si sarebbe rimarginata, cioè l'idea di lasciar perdere. Per cui io ho cominciato a sbattere la testa nel cercare di capire cosa separa da ho avuto un'idea brillante, che potrebbe essere ho avuto l'idea di un corso, di un workshop, di un festival, di uno spettacolo, cosa c'è da lì fino a escono contenti dalla sala. Quindi ho cominciato a spacchettare tutti i passaggi. Mi viene in mente, chiamo i fornitori, faccio la pubblicità, dico a tutti che figo, faccio le zoom, faccio quello che è, entrano in sala, faccio... Ho cominciato a spacchettare così tanto che a un certo punto mi sono accorto per caso di una cosa. Mi permetto di scrivere sotto a questa opera d'arte. Ah, ma guarda che c'è ancora carta. No, no, ma mi basta fare questa cosa. Probabilmente l'avrete visto anche voi. Mi capita sotto il naso questa vignetta. Dico, caspita. Ah, sì, ho capito. C'è. Quel numero, legge sei, a seconda della posizione, uno legge 6, l'altro legge 9. Sono rimasto folgorato perché ho detto, ecco il passaggio che sbaglio, il messaggio. Cioè c'era un gap tra quello che volevo comunicare e quello che arrivava, per cui tutto perfetto meno quel passaggio. Perché ragionavo con la mia testa, nella mia testa. Per cui io continuavo a mandare il messaggio che aveva senso per me, tralasciando di considerare che dovevo mandare il messaggio che avesse senso per le persone che volevo in sala, che volevo al corso. Per cui il messaggio che io mandavo prima dell'evento condizionava pesantemente poi tutto il resto, perché non c'è spettacolo se non c'è artista pubblico, non c'è corso se non c'è insegnante e allieva, non c'è ristorante se non c'è cuoco e gente che mangia. Morale, da quella volta ho imparato delle lezioni, perché con tutti i soldi che ho speso, voglio dire investito, non buttato, perché mi sono serviti per imparare dal 2004 al 2012 e poi dal 2012 ad oggi, ho scoperto queste quattro cose. Poi dopo per le slide ne parliamo. Punto primo, le persone valutano il vostro messaggio sulla base di quello che loro possono capire e con quello che hanno a disposizione, e non è detto che è quello che avete voi a disposizione. Per cui qualunque messaggio voi mandate sarà letto usando le chiavi di lettura, le interpretazioni che le persone di fronte a voi hanno, e voi nella vostra testa ci state sempre, e come lo leggete voi non è come lo leggono loro, prima cosa. Seconda cosa, ho scoperto che qualunque sia il vostro messaggio artistico passa attraverso almeno 5 filtri. Filtro numero 1, le persone prendono a misura l'emozione del messaggio che ricevono prima dello spettacolo come misura di quello che vivranno durante lo spettacolo. Il loro cervello ragiona così. Se il trailer è figo, lo spettacolo sarà figo. Avete visto mai i trailer dei film? Sono emozionantissimi, cardiopalmici, cioè proprio bellissimo, 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 perché il cervello funziona così. Per cui se io mando un messaggio noioso, il cervello dirà quella cosa è noiosa. Adesso vi spiego perché arriva in profondità così. Secondo, il secondo filtro è cosa ne dicono le persone, anche quelle che non ci sono state. Appena vi arriva un messaggio, la prima cosa è cosa ne dicono gli altri di questo. E adesso vedremo perché ho scoperto questo. Perché voi potete mandare il messaggio più bello del mondo, ho mandato a una persona, attorno a persone che gli dicono secondo me è una boiata, e visto che siccome gli altri dicono che è una boiata, tendo anch'io a pensare che è una boiata. Altra cosa, penseranno cosa diranno gli altri di me se accetto di fidarmi. Esatto. Per cui significa che voi mandate il messaggio e le persone diranno non so se fidarmi, perché non ci sono mai venuto a teatro al corso. E se mi fido e poi prendo una fregatura, gli altri cosa penseranno di me? Poi, che scala ha di priorità questa esperienza nel mio budget? Ok, bello tutto, me lo posso permettere? Ultimo filtro, sarò in grado di goderne? Nessuno comprerebbe mai qualche cosa che ha l'idea di non riuscire a godere.
usufruire. A nessuno piace sentirsi stupido. Per cui, se le persone non hanno le necessarie informazioni per capire che si divertiranno, che gli piacerà, che lo capiranno, tendenzialmente non rischiano. Vai. Finisco con le lezioni che ho imparato. Quindi, in mancanza della giusta quantità di informazioni, nessuno si sente al sicuro a rischiare. E scopriremo tra poco che è il vostro compito di impacchettare il messaggio artistico per dare questa quantità di informazioni nel modo giusto. La riprova è: non pensavo fosse così bello, perché magari avete trascinato qualcuno a forza. Ah, ma io non sapevo che era così. Quante provano magari la danza nel tecno? Io pensavo fosse un'altra roba. Non avevano le informazioni. Ho applicato quello che vi sto per dire. Prego. Benvenuto. Ho applicato quello che vi sto per dire. Vi dico quali sono le sette cose, i sette punti che mi hanno consentito, all'inizio non ci credevo, di avere più pubblico, di avere più riscontri e di far sì che il messaggio fosse anche più veicolato in autonomia. Vedremo che l'altro problema è che quando voi mandate un messaggio artistico, spesso, appena smettete di promuoverlo a pagamento, il messaggio si ferma. Stentavo a credere che un cambio di prospettiva così piccolo fosse stato in grado di generare un risultato così grande. Tant'è che all'inizio, quando ho cominciato ad avere più pubblico in sala, più persone che, pensavo fosse per sbaglio. Cioè, secondo me dovevano andare a vedere un altro spettacolo, non era questo. Perché io ero abituato a vedere funzionare il vecchio metodo. Il vecchio metodo è passaparola tra amici, amici di amici, dove il messaggio, alla fine, si distorce e soprattutto non potete controllare come viene propagato. Quindi, com'era... questo spettacolo si chiama Le Mille Notte, arrivò una fama, non era qui, presentami i miei. No, aspetta. Perché? Perché ad ogni passaggio che voi non governate, il messaggio viene distorto. E come voi sapete, le persone tendono a distorcerlo nel peggior modo possibile. Altra cosa di come capitava prima, costose agenzie o promozioni che miravano ad avere una copertura enorme con una persistenza bassissima. Non serve a nulla coprire la città per una settimana di manifesti, vedremo perché. Ultimo ma non ultimo, nel vecchio modo nicchie sempre più ristrette. Posso, mi consenti Margherita, di dire quello che ho detto prima? Sì. La battuta che faccio, io potrei fare una lista di 500-600 persone e fare l'appello in tutti i festival d'Italia. 500-600 persone, fare l'appello e dire che di quelle 500 male male in qualche modo le prendo tutte. Perché nel vecchio modo, infatti Margherita stava utilizzando le nuove strategie, ma nel vecchio metodo, a forza di parlare solo in quel modo, vi ritrovate in sala solo i cultori, gli altri creatori, gli altri artisti, ma l'altro pubblico nuovo non lo agganciate. E alla fine avete metà della sala che sono amici vostri, l'altra metà che sono critici rompiscatole. Questo è quello che è accaduto anche un po' in generale nel tempo. Come funziona il nuovo modo? L'esposizione del messaggio avviene al grande pubblico attraverso i fidelizzati, che però devono sapere cosa devono dire. Vi dico che se il messaggio lo articolate in un certo modo, viene riportato bene. Altra cosa, la distribuzione sensata è con il giusto mezzo. Qualunque messaggio che voi mandate, c'è il mezzo giusto, e se non avete i muscoli per lavorare sulla copertura, dovete lavorare sulla persistenza. Vedremo che questo ha delle conseguenze. Non riempite un corso con la pubblicità di settembre. Non riempite uno spettacolo con un mese di cartelloni, garantito al limone. Ultimo ma non ultimo, nel nuovo modo si creano gruppi di appassionati che trascinano quelli che non conoscono grazie alla passione che propagano. Cioè sono così entusiasti che a un certo punto dice: ma cos'è che ti fa? Sì, grazie. Siamo in tema. È un coraggio. Per cui, come si fanno queste cose qui? Adesso vi dico quali sono i sette passi che io ho applicato. Qualcuno di voi ha mai visto qualche documentazione di quello che ho fatto, a parte la BDO? A parte la BDO Academy. Io che non ballo. Cioè, tu non balli? Già. Forse magari potrei dirti qualcosa di come si fa quello che fai tu, ma non per ballare. Fatto lo buffone. Per dirvi che questi passi vi consentiranno di ottenere questi risultati. Ce l'ho fatta io che non ballo? Potete farlo voi che ballate, perché sicuramente conoscete la materia meglio di me.
Punto primo. Comincia con le emozioni, non con la logica. La stragrande maggioranza dei messaggi inizia con una scritta. Inizia con ti voglio raccontare qualche cosa e in definitiva vuole passare a livello logico un concetto. Ora, il cervello è diviso in tre parti. Il cervello rettile governa battito cardiaco, respirazione, tutte le funzioni. Il cervello limbico è quello delle emozioni. Neocorteccia è quello che capisce le scritte e la logica. La neocorteccia è molto recente. Significa che noi siamo sopravvissuti per il cervello limbico e il cervello rettile. Il cervello limbico ragiona per immagini, quindi è anche la sede delle emozioni e le emozioni sono quelle che fanno agire le persone. Se voi volete strutturare un messaggio che funziona, dovete iniziare con il cervello limbico. Anche perché la neocorteccia interpreta una parola in 100 millisecondi, il cervello limbico legge un'immagine in 15 millisecondi. Perché lavorano in parallelo. Per cui la prima cosa da fare è iniziare con un'emozione. Se il messaggio inizia con la logica, la prima emozione che sopraggiunge è la noia. Perché mentre non ci sono magari immagini che colpiscono il cervello limbico, la neocorteccia è lì che interpreta la scritta, il cervello limbico si annoia. E abbiamo detto prima, se il messaggio mi annoia, ho buon motivo di credere che è noioso anche quello che tu mi stai proponendo. Il fatto è che questo accade a un livello così profondo, emotivo, per cui non ve ne accorgete subito. Semplicemente le persone non sentono quel trasporto a chiedere altre informazioni o a presentarsi. E qui parliamo anche di un altro effetto, l'effetto prime. Significa che la prima cosa che voi percepite di uno spettacolo, di un corso, influenza la lettura di tutte le altre. Facciamo un esempio con gli aggettivi. È un festival veramente ben organizzato, anche se tutto sommato ha qualche pecca sugli orari. Fa un effetto. È un festival che ha delle pecche sugli orari, anche se tutto sommato è ben organizzato. Nei due casi, dimostrazione scientifica, la prima caratteristica che io dipingo influenza la lettura delle successive. Se la prima è buona, le successive sono mitigate anche se cattive. Se la prima è cattiva, le successive sono mitigate in male. Quindi, messaggio inizia con la logica, è noioso, tutto quello che viene dopo è noioso. Si chiama effetto prime, il primo che arriva nel vostro cervello, voi leggete tutti gli altri. Punto numero due. Volete creare un messaggio in grado di portare più pubblico? Volete creare un messaggio in grado di... Dovete usare riferimenti che il vostro pubblico può capire. Ve la ripeto? Dovete usare riferimenti che il vostro pubblico può capire. Voi usate riferimenti che potete capire voi e le persone che sono già esperte di quello che fate. Il pubblico non è esperto. Voi usate un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di esempio. Se io volessi farvi un esempio con la certezza che lo conoscete, quante di voi nella fretta di andare a lezione gli si è chiuso il velo dentro la zip del trolley? È un riferimento che sono certo voi conoscete. Per cui qualunque messaggio voi andate a creare, qualunque messaggio artistico, deve contenere riferimenti che il vostro pubblico capisce. Per cui vi dovete domandare qual è il loro livello di informazione, quali sono le situazioni che prendono a misura, cosa gli compare nella testa quando io dico quella parola, perché potrebbe essere un'immagine diversa. Punto 3. Questa è proprio dura da ragionare su una comunicazione di anni, non di mesi. Questa è una cosa che purtroppo i social hanno proprio rovinato, perché nell'epoca dell'instant messaging le persone si dimenticano che il vostro messaggio ha bisogno di un tempo per essere ascoltato, capito, o le persone hanno bisogno di essere educate a capirlo. E questo non accade con un'esposizione sola. Lo che dico sempre agli insegnanti di danza orientale, tu credi veramente che con la locandina di settembre quella che non ti conosce viene da te? Cioè, con una locandina sola, una che non ti conosce dovrebbe capire i benefici, come funziona, perché funziona, qual è la tua formazione, perché sei una persona credibile, perché è interessante, cosa ne dicono gli altri, come la mia vita sarà migliore dopo l'acquisto. Cioè, tutte queste cose le devi capire da una locandina, peraltro piena di scritte, invece che solo con un'immagine e poche scritte. Per cui, ragionate su una comunicazione di anni, non di mesi. Infatti, i festival hanno funzionato perché ogni anno le persone, piano piano,
Un anno scoprono che esiste, l'anno dopo ci sono testimonianze, l'anno dopo ancora ne parlo con l'amica, per cui è un messaggio che si propaga nell'arco di anni. Volete parlare di spettacoli? Che sono riuscito a riempire le sale senza mettere neanche un cartellone, facendo una propagazione basata su ti faccio capire il messaggio nell'arco di uno o due anni, alla fine tu vorrai sapere qual è il risultato. Ci avete fatto caso alle serie Netflix? Le serie Netflix all'inizio sono... Ok, faccio un altro esempio. Ci avete fatto caso ai talent? Sapete che cos'è il talent? In pratica il talent è venuto in mente a qualcuno perché dicono come faccio a proporre lo spettacolo e fare una comunicazione di anni? Facciamogli the making of, le selezioni, tutto quello che c'è prima. Qualcuno ha fatto, scusa, ma non potrebbe essere questo stesso lo spettacolo? Perché se ci pensate, grazie che poi le compagnie dicono ti faccio un milione di chi è. Ah, Elena. Perdonatemi. È chiaro che poi le compagnie discografiche a quello che vince il talent gli fanno il contratto. Perché? Hai già parlato col pubblico, già so che ti amano, già sanno di cosa parli, è già stata fatta la comunicazione e quindi il disco venderà sicuramente. È questo che è stato fatto, cioè comunicazione di anni, non di mesi. 4. Altra cosa importante, parla a pochi per volta in modo specifico, anziché cercare la massa. L'idea prevalente nella comunicazione artistica è che devo fare un messaggio che devono leggere tutti. Sbagliato. Non lo devono leggere tutti. Perché il messaggio è efficace quando suscita emozione. Ogni persona vive emozioni in base a parametri diversi. Voi volete portare 20, 30 anni, 60, 70 anni, due fasce completamente diverse con lo stesso messaggio. È impossibile. Cioè, dovreste rendere il vostro messaggio specifico per una fetta, poi per un'altra, poi per un'altra. Nel tentativo di piacere a tutti, alla fine non piacete a nessuno. Quindi, fare promozioni... Il mio pubblico sono dai 20 ai 60 anni. Ah, ok. E come conti di parlare a tutti contemporaneamente? Gli scrivo che faccio lezione. Emozionante. Hanno problemi diversi, hanno riferimenti diversi, hanno modi di parlare diversi, hanno un gergo diverso. Se volete impacchettare un messaggio artistico che funziona, sceglietevi una fetta, andate con quella, portate a casa quella, poi impacchettate un altro messaggio per un'altra fetta e ne portate... Io adesso, piano piano, sto parlando a tutte voi pezzi. Perché c'è chi di voi è insegnante, chi di voi è ballerina, chi di voi invece non ci vive, però gli piace. Piano piano, se io avessi voluto farlo contemporaneamente, probabilmente non ci sarei riuscito, perché l'audience è molto variegata. Quindi, la domanda che dovreste farmi è, Alex, da quale fetta inizio? Scegliete, potremmo fare uno speech anche soltanto su questo. In realtà potete scegliere o quella che riuscite a convincere prima o quella più numerosa. Scelta vostra. Tra l'altro vi dico anche un'altra questione. Di tutto il pubblico, l'8% sono i pionieri, quelli che provano qualunque novità. Segue un 10-12% che sono, in inglese si chiamano gli starnutitori, cioè sono quelli che lo provano e poi lo vanno a riportare agli altri. E poi c'è una prima parte di massa che lo prova perché quelli sono sufficienti a dire se l'hanno fatto loro lo facciamo anche noi. Se di un pubblico superate la convinzione del 32-33% del pubblico, il resto viene da solo e si crea la moda. Ok? Poi se volete dopo vi do riferimenti bibliografici. 5. Ci abbiamo alla fine. Scusa che pensa sì. Che ricordo di andare a prendere i fiori. Ah, pensavo fosse una domanda. Sì, persistente, ma non insistente. Se il messaggio è noioso, le persone lo scartano. E se continuate a bombardare con lo stesso messaggio, dopo un po' vi fanno, no, basta, non lo voglio. Ti ho detto che non lo voglio. I migliori trailer hanno diversi montaggi. Quelli che sanno fare questo lavoro non fanno un trailer unico, ne fanno due, tre. Per cui è sempre diverso. Ok. Se voi bombardate sempre con lo stesso messaggio, con la stessa locandina, con lo stesso spot, dopo un po' le persone fanno, basta. Ma è la stessa cosa, se ci pensate, chi di voi magari è mai stata corteggiata e deve essere presente ma non insistente, perché se insiste troppo, basta, questo è appiccicoso. Funziona così, è una questione di come la mente funziona. Di base, il messaggio stesso deve intrattenere.
Quante di voi veicolano un messaggio che intrattiene per promuovere? Non tutte, se no sareste tutte con un sorriso così. Immaginate che il talent è proprio questo. Cioè il messaggio per farti capire che vale la pena di venire è intrattenitivo esso stesso. Cioè, vi fa click, eh? Tutte le cose che siete andate a vedere è perché il messaggio c'era, l'avete visto più volte, per più mesi, però non era mai una rottura. Quindi significa che deve essere interessante. Deve il messaggio stesso intrattenere. Ecco perché ha funzionato l'epoca del gratis. E perché le persone, dopo che vedono le cose gratis, dicono: caspita, mi hai convinto, quasi quasi ti vengo a vedere dal vivo. Infatti siete qui. Perché c'è un messaggio nel gratis. Io sono capace a fare, voi nel vostro caso, le lezioni gratuite, se le usate come vanno usate, sono piccoli assaggi che dicono il messaggio. Cioè, fare danza ti può aiutare a stare meglio. Però invece di dire fare danza ti può aiutare a stare meglio, fare danza ti può aiutare a stare meglio, sono piccoli estratti che però sono intrattenitivi. E quindi, con un poco di zucchero, fantastico. Il che ci porta al punto 6. Prepara un messaggio facile da ricordare e facile da propagare. Perché questo? Piccolo accenno. Il nostro cervello processa le informazioni a compartimenti. Si chiamano chunks, cioè morsi di informazione. E ne può gestire 7, più o meno 2. Più o meno 2. Se siete sotto stress, diventa meno 2. Se siete rilassate, diventa più 2. Ad esempio, quando iniziate a guidare, quante cose dovete tenere a mente? Il freno, la frizione, lo specchietto, il volante e la marcia. Se ne arriva un'altra, beccate quello davanti, perché non perché il cervello, sotto stress, più di 5 cose contemporaneamente nuove non le gestisce. Infatti c'è l'istruttore apposta. Cioè, ma così non impari mai a guidare, no? Non è vero, perché dopo un po' acceleratore, freno, frizione diventano una cosa sola. Dopo un po' specchietti diventano, non sono 1, 2, 3, sono specchietti. Quindi il cervello si accorpa. Perché vi sto dicendo questo? Perché il cervello ama tantissimo la semplicità. E quindi, se un messaggio contiene troppe informazioni, è troppo difficile da capire, necessita di uno sforzo di cervello troppo, soprattutto se è nuovo, non viene registrato. Non viene registrato. Perché? Soprattutto perché le persone non hanno voglia di far fatica per capire una cosa che dovrebbero comprare, non si sforzano. Quindi significa che se non sapete come semplificare il messaggio, le persone lo trovano troppo difficile, non lo registrano, non lo sanno neanche riportare, perché il vostro interesse è che uno, lo capiscano, due, lo trattengano, tre, lo riportino. Se il messaggio, il cervello va in burnout, scarta tutto, butta nel cestino, locandina con troppi font. Cervello, ogni font è diverso, è una cosa in più. Troppe immagini, troppi nomi, troppe cose patoccate, il cervello va in confusione. E, per non fare fatica, vede un tutt'uno. Cioè non vede nulla, fa no, però, e lo buttate. Sono i volantini e le super offerte che vi danno all'uscita del metro. C'è scritta così tanta roba che non ti va neanche di leggerla. Quindi è nel vostro interesse capire qual è la versione più semplice del messaggio da veicolare. Perché se non è memorabile... Se piove? Se non è apriamo. Vedo le rotelline che girano. Dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Manca l'ultimo punto. Cosa ho fatto adesso? Cosa ho detto? Con un poco di zucchero la pillola va giù. È un messaggio facile, semplice, allacciato all'emozione e lo sapete ricordare, è quello che vorreste fare voi. Immaginate cosa vuol dire far sì che le persone lo sanno raccontare. Se non lo sanno raccontare è un bel problema. Qual è la prova da fare? Andate da nonna, gli spiegate quello che fate nella vita, gli dice adesso rispiegamelo. Ok, mi dispiace, non volevo... Io, quando mia nonna c'è ancora, facevo questa prova per vedere se avevo capito i concetti di matematica. Cioè mio papà mi diceva, di la nonna. Se la nonna l'ha capito, te lo rispiego uguale, vuol dire che l'hai capito anche tu, perché sei stato in grado di semplificarlo. Le persone, quando sono veramente esperte, sono in grado di semplificare. Ok?
Ultima cosa, e qui veniamo al com'è, sono più brava, in realtà non è detto che sei più brava, Maria Palma che diceva, certo che sei un po' di anni che fai danza orientale, non sai dove la col venera. Per... Ho parlato di bravura, scusami. Ma sto parlando io, sì, Maria Palma, sto parlando io. Attaccato a me, io parlavo di conoscenza. Perdono. Non smetterei mai di giudicare nessuno. Fantastico. Infatti, la questione non è dire che uno è più bravo. Il messaggio artistico non serve per dire che quello che fate voi è più figo, è migliore. Vi spiego perché. Dovreste invece abdicare a favore del fatto che quello che fate voi è diverso. Stiamo andando nella stessa direzione. Perché? Per antropologia, noi siamo abituati a notare quello che c'è di diverso e che cambia molto rapidamente. Perché? Immaginate il tempo della clava, se si muove in fretta potrebbe mangiarlo. Quindi il cervello si è sviluppato per vedere cosa cambia in fretta. Sulla base di questo, in una pagella di tutti 9, il 7 spicca immediatamente. Perché? Vediamo subito la differenza. Perciò un messaggio efficace, che possa portarvi più pubblico, è un messaggio che in prima istanza fa capire perché è diverso. Anche perché, nell'evidenziare perché è diverso, non dovete essere necessariamente credibili. Perché se voi dite, io sono migliore, io sono più bravo, io sono più qualcosa, chi ha di fronte vi dice, è oste. Lo so che dici che sei più bravo, però lo devono dire gli altri. Per cui se il messaggio sottintende di dire io sono meglio di qualcos'altro, vi ritrovate che le persone chiudono perché dicono non lo puoi dire tu. Cosa che non accade se invece evidenziate la differenza. Perché la differenza non presuppone che io mi debba fidare totalmente per qualcosa che mi può recare danno. Perché se ci pensate, il problema dell'acquisto. Non mi posso fidare di te perché tu hai interesse che io ci creda. Mentre invece il cervello nota subito la differenza e non si attiva il muro della credibilità, scientificamente dimostrato. Per cui se io dico, questo muro è bianco, questo muro è, che colore è? Voi che avete quella... Fucsia? Sì. Passate no, che malva. Fucsia. Malva. Avrei detto fucsia, visto? Sto evidenziando una differenza. Nel momento in cui io dico, e sono un venditore di vernici color malva, che questo color malva è meglio del bianco, il cervello prende tutta un'altra piega, cioè va proprio da un'altra parte, perché la differenza può essere oggettivata, il è meglio invece è un punto di vista, ok? Perché ognuno ha i propri gusti, ognuno ha i propri gusti. Tra l'altro, bravissima, per cui non è bello ciò che è bello ciò che piace. Se voi veicolate un messaggio del quello che faccio io è più bello, qualcuno dice per me no. Se invece io punto a evidenziare la differenza, lì incontrate molta meno resistenza. Per cui preoccupatevi invece di dire che quello che voi offrite, lo spettacolo, la lezione, quello che è meglio, preoccupatevi di evidenziare perché è diverso. Ok? Bene, vi riepilogo brevemente quello di cui vi ho parlato adesso. Sono 7 punti che mi hanno consentito di trasformare totalmente l'affluenza a spettacoli e corsi. Voi l'ha visto, i risultati che sono stati ottenuti grazie a messaggi articolati in questo modo. E non solo, una volta che si dice chi vince prende tutto, the winner takes it all, per cui una volta che voi veicolate un messaggio che viene accettato, ironicamente, si chiama effetto alone, vengono accettate anche molte altre cose che ci sono attorno a chi il messaggio lo propaga. Fateci caso, per esempio i politici lo sanno benissimo. Ultimamente non comunicano bene. No, per niente. In Italia il livello medio di comunicazione della classe politica è penoso perché non studiano. Non studiano. Li consigliano male. Non ho mai consigliato nessuno, però... però sì, proprio perché so che generalmente può accadere. Quindi, cosa dovreste tenere a mente per strutturare un messaggio artistico che vi coinvolge più pubblico? Comincia con le emozioni, non con la logica. Usa riferimenti che il tuo pubblico può capire, non solo quelli che puoi capire tu. Ragiona su comunicazione di anni, non di mesi. Parla a pochi per volta, in modo specifico, anziché a molti tutti insieme.
Sì, persistente ma non insistente. Prepara un messaggio facile da ricordare e quindi da riportare. E ultimo ma non ultimo, evidenzia subito la differenza. Questi sono i 7 punti che secondo me vi possono cambiare veramente tanto l'affluenza ai corsi, agli spettacoli, ai workshop, quello che volete, e in ultima analisi aiutarvi a risolvere il problema di cui ho parlato all'inizio. È bello vivere della passione, però poi dovete fare i conti col fatto che gli altri, se non vi capiscono, fate i solitari. E magari siete dei geni, però vi osannano 20 anni dopo la vostra morte. Cioè, come accade a... no? Quindi, se possibile, io vorrei essere un po' riconosciuto per quello che dico di buono prima di morire. Immagino vogliate fare anche voi, e quindi adesso vi dico quali sono le cose da assolutamente non fare e quelle da fare invece, una volta che uscirete da qui. Cosa numero uno da non fare? Ignorare le informazioni che avete appreso oggi. Le persone, quando apprendono informazioni nuove, la prima reazione è una sensazione di disagio. La novità causa disagio al cervello. Per cui la prima istintiva reazione è di confutare le informazioni nuove e di cercare tutte le prove a supporto del fatto che in realtà nel nostro caso funzionano quelle vecchie. Paura del cambiamento. Certo. Tranquille, è normale, accade in tutti i settori, in tutte le cose. Sappiate che però non dovreste ignorare quella sensazione, cioè non dovreste cercare di correre ai ripari ribattendo quello che già sapete, dovreste prendere con critica le informazioni nuove e adocchiare l'ipotesi che forse qualcosina vi possono aiutare a fare. Per cui non ignorate quello che avete imparato oggi. Due, non fidatevi di quello che le persone dicono in risposta al vostro messaggio, fidatevi di quello che le persone fanno, scientificamente dimostrato. Voi fate il customer survey, tutte le persone vi dicono sì, io ci vengo se tu lo organizzi, e poi non ci vengono. Dimostrazione del fatto che le persone, quando pensano alla risposta, pensano in un modo. Quando poi a livello emotivo dovranno prendere la decisione, faranno altro. Quindi, per calibrare se il messaggio sta funzionando, non dovete prendere a misura cosa vi dicono di risposta, ma cosa fanno di risposta. Quindi, non fare di fidarsi di quello che dicono, ma fidarsi di quello che fanno. Terza cosa da non fare è pensare che adesso avete tutto quello che vi serve per farcela. Solitamente, quando diventate padrone di un nuovo concetto che vi apre una parte di cervello, c'è una bella sensazione di euforia del caspita, adesso ho la chiave, faccio eco a Margherita, cioè, dovete studiare. Cioè, la cosa che accade, per esempio, con le gratuità in internet. Ah, che figo, ho trovato il tutorial di promozione, adesso la so tutta. Non è esattamente così, come non lo è in nessun caso. Per cui quello che avete preso oggi funziona, è un blocco, quello del messaggio, è un blocco di tutti quelli che ci sono. Per cui non voglio sentire nessuno che dice, ah, Alex, io ho fatto come hai detto tu, però non ha funzionato, perché io ti risponderò, e tutti gli altri blocchi? Quindi voglio farvi questo disclaimer per dirvi, questa è una parte di molte. Cosa invece fare? Continuare a studiare e poi mettere in pratica. Studiare e mettere in pratica. Ho visto anche nel gruppo Elite. Il problema non è sapere, le informazioni le reperite, perché se non le mettete in pratica non funzionano. Quante volte? Sì, poi faccio la locandina nuova in modo diverso. Sì, poi mi metto e cerco di capire come funziona la promozione. Sì, ok, adesso l'ho letto. Però poi non lo applicate. Per cortesia, siamo onesti. Quanti non hanno applicato la prima volta pensando che fosse sufficiente sapere? Vai, alzate la mano. Siate onesti, almeno una volta nella vita avete imparato una cosa nuova, adesso siccome l'ho imparata la so, e poi non l'avete applicata. Seconda cosa da fare, fidatevi di chi mostra risultati, non solo di chi ha studiato, soprattutto nell'ambito della produzione, dell'organizzazione, ma anche dell'insegnamento. Io personalmente vi dico, fidatevi di chi non solo ha studiato, ma può mostrare risultati. Perché la cosa che importa non è che tu lo sappia, è che tu sappia come si fa. E lo fai. Eh certo, perché se non lo fai non ottieni risultati. Esatto. Ultimo ma non ultimo, sviluppare l'elasticità di mettervi al posto degli altri. Se volete confezionare un messaggio che funziona, qualunque sia il vostro ambito, dovete sviluppare l'elasticità di fare switch. Per cui, andiamo così. Prego, prego, prego. Perché dico quest'ultima cosa? Perché noi tendiamo a vedere il mondo dal nostro punto di vista. E se insisterete
far vedere il mondo dal vostro punto di vista e non fare questo esercizio di elasticità, la vedo molto, molto, molto dura, e riuscirete a confezionare un messaggio sensato per gli altri. Del resto, se ci fate caso, la maggior parte delle incomprensioni derivano proprio da questo. Cioè le persone continuano a dire una cosa, non ho capito, la urlano più forte. Se non l'hanno capita la prima volta, non è usando le stesse parole, la stessa impostazione, gli stessi presupposti che il messaggio passerà. Per farlo, devi metterti nella testa dell'altro e devi capire come strutturo il messaggio per far sì che lo possa capire chi ho di fronte. E questo purtroppo nel ramo artistico a volte non accade, o accade meno di quello che dovrebbe accadere, proprio per il fatto che gli artisti tirano fuori quello che hanno da raccontare da dentro. Quindi tendenzialmente non fanno come esercizio, le insegnanti lo fanno molto di più, non fanno come esercizio quello di dire, ma il mio spettatore, che cosa ne penserà quando io gli dico questa roba qua? Cosa incazzano? Dicono, ah, ma il mondo non mi capisce, voi non lo capite che il teatro è arte, che la cultura è la spina dorsale di questo paese. Cioè, questa roba qui è lo stesso messaggio propagato dalla persona che è in grado di capirlo. Per cui, concludo, secondo me, se vi mettete al posto degli altri, comincerete ad assumervi un po' di più la responsabilità che vi dovete educare per aiutarli a capire quello che è quello che voi state dicendo. Se volete, ho le slide di questo intervento, chi interessa le chiedete a Margherita, ve le faccio avere, perché secondo me lunedì mattina la prima cosa che dovreste fare è prendere i 7 punti, prendere l'ultimo messaggio artistico che avete mandato, se per i corsi, per uno spettacolo, quello che è, e lo passate al setaccio. Cioè, punto numero uno, comincia dalle emozioni. Ok, qui ho iniziato con le emozioni, no, mettiamoci emozione. E li passate tutti in rassegna. Poi lo lanciate e vedete cosa succede. Citazione finale. Se vuoi veicolare un messaggio efficace, devi metterti nella testa dell'altro perché nella tua ci sei. Sempre. E quindi, grazie. Siamo? Bene, bene. Ok. Se hanno domande. Certo. Se no, io sono a disposizione tra poco. La mia non è proprio una domanda. È un commento. Ma neanche. Prima tu parlavi dei trailer, no? Sì. Come si dice, non giudicare il libro dalla copertina. Ci sono stati certi trailer, a gusto mio, sì, parlando di trailer così, che praticamente il clou del film era solo nel trailer, il resto era noia. Sì, così viene. Orrendo. Hanno fatto una pubblicità pazzesca per il libro, sempre a gusto, per il libro, quello di Il Codice da Vinci, schifo, e anche il film fatto schifo. Cioè, hanno fatto una pubblicità enorme, ma secondo me, quindi anche tanti trailer messi così, si fa vedere il clou del film e dopo il resto è tutta una noia. Però sei andata a vedere. Esatto, stavo per dire questa cosa qui. Aspetta. Dato per assunto che quello che tu dici lo vedo anch'io. E in gergo tecnico si chiamano film ad alto impatto, c'è un termine specifico. Perché se vi leggete un libro si chiama Anatomia di una storia. Eh sì, perché spiega come si costruisce una storia emozionante. E perché in pratica le storie che sono molto emozionanti per la frase centrale poi non hanno altro corpo, per cui sono i tipici blockbusters. Cioè ne lancio uno ogni 6 mesi, per cui faccio un trailer, perché la storia si presta a fare un trailer molto energico, molto scioccante, però poi dietro non ci metto granché. No, è una tecnica utilizzata 30, per tardi, il fatto che se il trailer è interessante tu vai a vederlo, e sono pochi quelli che poi hanno il coraggio di dire mi sono fatto dare una fregatura, sono andato a vedere il film. Sono pochi. Chi lo fa lo sa, però, sì, perché sono intrattenimenti. Allora, sei messa tardissimo. Così? È meglio che andate adesso. Sì. Allora, questa è una storia. È un utilizzo dei principi che ti ho detto. Non è ogni singolo in maniera un po', come dire, commerciale. Capito? Grazie. Grazie per averlo riportato, perché sì, è vero, ci sono dei film che oltre il trailer non c'è nulla. Se volete vi spiego come si fa dal trailer a capire che nel film non c'è nient'altro, perché lo capite dal trailer. Certo. C'è un modo per capire il trailer, ok, il film non c'è dentro nulla. Domande? Allora, Alex, posso dirti una cosa? Oh, aspetta, sì, certo. Non ti vedo.
Sono qua, vabbè, Lilla. Dimmi. Mi senti? Sì. Ok, no, volevo solo dirti che quello che dici può servire anche in altri ambiti, non solo in quell'artistico, perché io lavoro per un'azienda farmaceutica e questi punti secondo me mi aiuteranno tanto anche nel mio lavoro, quindi volevo ringraziarti. Sono io che ringrazio te, grazie per averlo detto. Sì, ti confermo, possono funzionare un po' ovunque, perché si poggiano su come il cervello interpreta le informazioni. Esatto, grazie. Ero, infatti mi vedevo in tipo studio televisivo, dico, ma io sono anche lì. Ecco, ecco, ciao, adesso vi vedo. Ciao. Allora, se avete domande anche voi da casa, siete a casa immagino, no? Se avete altre domande, sì. Domanda. Vai. In questo ambito, come fai a combattere il pregiudizio della gente sulla danza orientale? Interessante. Perché... avete sentito la domanda? È sempre stata considerata una danza sessuale, no? E gli insegnanti stanno combattendo per farla tornare a quello che era, una danza antica o culturalmente antica, certo. Non mi viene la parola, sacra, giusto? E come fai a combattere il pregiudizio, perché ce n'è ancora tanto? Ok, okay. Domanda interessante. Avete impegni per cena? Sì, abbiamo scattato la cena. Avete impegni la cena? Ah, cercherò di essere rapido. Cercherò di essere rapido. Considera questo: se vedi un po' il lavoro che ho cercato di fare, chi di voi ha visto le mie interviste sa perché lo faccio. Non lo faccio perché ho specifico interesse a insegnare danza orientale, ma perché secondo me in quest'ambito c'è la possibilità di dare nuova linfa anche allo spettacolistico. Quindi la mia idea personale è spiegare alle insegnanti come rispondere al pregiudizio, avere più seguito e difendere la reputazione di un settore intero affinché il grande pubblico possa dire: sai cosa c'è, però se la reputazione è questa, io uno spettacolo di questa roba qui lo vado a vedere. Quindi io come produttore ho molta meno fatica a convincere le persone che vale la pena venire in sala. Per chi di voi non ha visto le interviste vi ho spiegato più o meno cosa c'entro io con quest'ambito. La domanda che dovresti farti è: in che modo le persone processano l'informazione che tu gli dai? E il pregiudizio proviene da qualche cosa che è accaduto nel passato, uno, o che qualcun altro ti ha detto che è accaduto nel passato, seconda possibilità, e che in qualche modo ti vuole proteggere da un danno. Il pregiudizio è un giudizio preventivo. Dovresti immaginare qual è la radice del giudizio preventivo. Come mai le persone pensano questo? E io personalmente ne ho fatto ricerca perché uno dei punti cardine è ridare credibilità a un tipo di arte che purtroppo viene, come dire, misconcepted, viene frainteso. Okay. Quindi, da una parte domandarti come mai lo pensano e la domanda sottotitolata è: da cosa si stanno proteggendo? Si stanno proteggendo dal giudizio sociale? Si stanno proteggendo dall'esclusione dal loro gruppo? Si stanno proteggendo dall'essere incolpati di qualcosa che non dovrebbero dire, fare, pensare? Per cui se tu capisci da cosa cercano di difendersi, capisci qual è lo scopo del pregiudizio. Lo scopo del pregiudizio, per il nostro cervello che non ama fare fatica, è quello di credere a un potenziale danno in maniera molto più facile di un potenziale beneficio. Quindi se tu mi dici che quella roba lì è da donne nude, io nel dubbio ti credo, perché rischio di fare la figura di quello che è accio, ad esempio. Punto primo, capire da cosa si stanno difendendo. Punto secondo, capire quali sono gli elementi attraverso i quali loro dedurranno, nonostante il pregiudizio, che in realtà non è così. Però glielo devi dire dal loro punto di vista. Ad esempio, le persone prendono a riferimento che se sei andato su Rai 1, allora forse così male non sei. Faccio un esempio. Perché le persone che non sono in grado di valutare usano dei metri di riferimento, si dice terzi, cioè io non so valutare quello che tu mi stai dicendo, mi riferisco a qualcosa che considero autorità, motivo per il quale la TV ha la colpa, perché ha la responsabilità, che quello che veicola viene preso per oro colato dalle persone che non sono in grado di valutare. È la dimostrazione di quello che ti ho appena detto, cioè devi capire cosa le persone prendono a misura per fare la valutazione. Se tu metti insieme le due cose, da cosa si stanno difendendo, cioè il pregiudizio, e cosa prendono a riferimento per fare la valutazione,
uno più l'altro, c'è un messaggio che tu puoi impacchettare che mira a ristabilire fiducia. Se ci fate caso, il pregiudizio è nemico della fiducia. Fateci caso, perché il pregiudizio serve ad andare in difesa. A Roma dicono meglio aver paura che buscarne. Cioè, piuttosto meglio aver paura che buscarne. Io quando sono arrivato a Roma è una delle prime cose che ho imparato. Vuol dire meglio che ti fai un passo indietro e hai paura piuttosto di non avere paura e prendere il ceffone. Quindi, capisci qual è il pregiudizio? Prova il modo di proteggerli nonostante quello di cui si vogliono difendere e ristabilire fiducia. La fiducia si ristabilisce in diversi modi. Si ristabilisce facendo sentire le persone comprese, si ristabilisce facendo gesti che l'altro non si aspetta, per esempio un regalo inatteso. Una persona che ti sta qui, o che lei pensa di, se tu gli fai un regalo inatteso rimane scioccata e dice caspita. È un modo per ristabilire fiducia, si fa anche tra stati in guerra, di fare un omaggio non richiesto. È uno degli esempi. Il concetto cardine è da cosa si stanno difendendo, come recupero la fiducia nei confronti di quella cosa lì, e successivamente come sopra questo costruisco un altro parere. E quindi cosa prende una misura per costruirsi un altro parere. Le persone che non sono in grado di strutturare il parere proprio, cosa prende una misura? Il parere degli altri. Quindi dovrò creare una massa critica di 8% più 12% di persone, cioè gli orientatori di consenso e i loro followers, perché se io convinco loro ho convinto l'altro 30% che prende a misura i primi. E così cambia il voto di un settore, per dire quello che è la strategia che c'è sotto. Dice, Alec, come faccio con le allieve? Te lo spiego dopo la pubblicità. O se volete, poi Margherita tra le 9 di farvi arrivare, il gruppo Elite di cui lei parlava è il gruppo dove ci sono insegnanti alle quali io spiego tutte queste cose. Comunicazione, promozione, programmazione neurolinguistica, organizzazione, tutto quello che c'è attorno. Perché il mio interesse è che se ne parla bene, hanno un sacco di allieve, il settore viene considerato ricco e fiorente, il pubblico ne pensa bene, io organizzo uno spettacolo e riesco a fare pubblicità e me li trovo in sala. Questo è il concetto. Sì, dato però non c'entra, però volevo chiederti, prima hai parlato del messaggio, no? Sì. E non so se il come viene veicolato il messaggio è una questione che tratti negli altri blocchi, o cioè ci puoi dire qualcosa riguardo di questo, nel senso attraverso che cosa? Attraverso, non so, bigliettini da visita? Domani è qual è il mezzo più appropriato, giusto? Domani? Qual è il mezzo più appropriato in base, io ne parlerò per l'organizzazione. Diciamo che per rispondere alla tua domanda ti dovrei parlare prima di tutto della strategia, perché tu adesso mi hai detto i bigliettini, sì, che è la tattica, cioè qual è il mezzo fisico che usi per veicolare il messaggio. Se io ti rispondessi puoi usare qualunque mezzo, perché di fatto puoi usare qualunque mezzo, dipende da qual è il target, dipende da chi sei tu, dipende come entri in contatto con loro, e in realtà il veicolo ti dovrebbe essere al servizio esige dello scopo. Se il tuo scopo è generare fiducia, sceglierai un mezzo e impacchetterai un messaggio con lo specifico scopo di generare fiducia. Se il tuo scopo è presentarti, userai un mezzo per presentarti e articolare il messaggio con lo specifico scopo di far sapere che tu esisti. Per cui mi chiedi il mezzo, ti direi qualunque mezzo, dovresti prima fare delle valutazioni ulteriori. A chi mi rivolgo? Perché mi rivolgo a loro? E poi quello che si chiama posizionamento, cioè che parole uso, che gergo uso, qual è il loro livello di preparazione, cosa capiscono se io dico così, cosa non capisco, quali sono i pregiudizi, come nonostante i pregiudizi, qual è il contenuto del messaggio. Ho parlato dell'elite perché io potrei rimanere qui fino a mezzanotte a dirlo, però non credo ci sia il tempo fino a mezzanotte. Purtroppo no. Grazie per la domanda. La risposta in sintesi è: prima devi domandarti a cosa ti serve veicolare quel messaggio. Poi da quello discende il mezzo, che può essere i social, il volantino, in alcuni casi anche il volantino funziona ancora, l'ologramma sulla luna, i palloncini, cioè, poi lo scegli. Domani, chi di voi c'è, l'intervento è qual è il mezzo giusto, il canale giusto per veicolare il messaggio, o in realtà per propagare la promozione, in base al tipo di evento. Perché ogni tipo di evento ha il canale giusto, il modo giusto di veicolarlo, eccetera, eccetera. Altre domande? No? Una cosa, sì. Una sì.
discorso che giustamente la danza orientale è vero, che molti pensano che sia qualcosa tipo la dance, no? Che anche a me è una cosa che mi piace. Però la cosa che mi piace di più alla base è che cioè, il problema è un problema proprio di pregiudizio su quello che una donna fa. Cioè, se anche la danza orientale, il tuo corpo mi dovrebbe rispondere, ma se anche la danza orientale avesse qualcosa di erotico, perché io donna non posso comportarmi in maniera erotica, perché non posso fare qualcosa davanti a un pubblico che è erotico? Ok. Penso a mio marito, al fidanzato, ci sta, ci sta. Cioè, è lì quello che mi avvilisce alla base. Allora. Ti risponderei. Uno, domandati perché ti avvilisce. Perché se capisci questo, ti fai togliere la metà delle energie. Però posso dire... Aspetta, un'altra volta. Adesso rispondo anche per te, no? È chiaro che devi considerare in senso più ampio anche il contesto culturale. Ci sono dei limiti che cambiano nell'arco di 20, 30, 50, 100 anni. Non puoi far finta che questo non esista. Cioè il contesto culturale del paese nel quale tu fai promozione è necessariamente una cosa che devi tenere in considerazione. Il concetto è non li devo convincere tutti, ma come posso strutturare il messaggio per tenere una traiettoria che va in una certa direzione. È chiaro che non riuscirai a cambiare la testa di tutti, e seppure tu ti impegnassi a farlo, non ci riuscirai nell'arco di un anno. Siamo d'accordo su questo? Quindi la domanda che dovresti farti è: come posso contribuire ad andare nella direzione per cui sempre più persone, con la propagazione della cultura, con la propagazione di tutta una serie di cose, riusciranno un giorno a rendersi conto che molte cose non le sapete, quelle che sapete ve le hanno raccontate male. In quel momento storico vi servivano così, adesso forse non vi servono più, è il momento di evolvere. In realtà, sottotitolo, ti sto facendo un invito, è diventa una forza trasformatrice tenendo conto che quello che tu hai detto c'è. Non ti sto dicendo che non c'è, sarei un bugiardo. Ti sto dicendo, se impari a strutturare un messaggio in un certo modo, nonostante quello sia il contesto culturale, puoi farci qualcosa. Questo è. Io condivido con lei il contesto culturale, perché questo problema di giudizio sociale non esiste solo soltanto per la danza. Aspetta, che c'è una domanda di Marilena. E anche sugli altri lavori, per esempio, pensiamo anche fino a 20 anni fa al lavoro di infermiera, che avevo, a mio avviso, perché ho trovato tutte le due, sia da infermiera sia da danzatrice. Come è lo stesso giudizio sociale 20 anni fa, adesso comunque il mondo è cambiato molto, il giudizio sociale un bel po'. Donne, sì, siete rimaste solo donne. Donne, allora, il concetto di base è che la risposta a come io dovrei articolare, rimaniamo aderenti all'intervento, come posso strutturare il messaggio che mi porti i risultati che io desidero nonostante tutte queste cose? Uno, ne devo tenere conto. Il mio ego è qui. Aspetta. Allora, ciascuno ha il proprio punto di vista, come puoi vedere. Per cui adesso io potrei, ad esempio, dire tutti noi percepiamo il mondo fatto nel modo in cui la maggior parte delle persone che frequentiamo e i messaggi che ascoltiamo sono. Perché il cervello è fatto così. Il cervello, di quello che accade, ne fa statistica. Quindi, se la mia statistica di aver incontrato 5 persone che fanno così, il mio cervello prende a misura quelle 5 e dice sono fatte tutte così. Man mano che vado avanti, quindi dall'asilo invece di incontrare 5 persone ne incontro 10, la mia media diventa sempre più bilanciata. È per quello che si dice se avete figli cercate di far girare il mondo, perché potrebbero scoprire che il mondo non è fatto come il quartiere che hanno sempre visto e loro magari pensano che quello è rappresentativo del loro quartiere. Se vogliamo parlarne in senso più ampio, l'ambiente che frequentate, la bacheca Facebook che avete, i messaggi che accettate di leggere, nella loro maggior parte salvano l'idea che voi avete del mondo. Se andate in un paese dove non hanno comunicazione, il massimo che vedono è quello che accade lì, in quel contesto lì, secondo loro il mondo è fatto così. Più cose vedono, più aprono le prospettive, più si rendono conto che forse non è fatto tutto esattamente come io pensavo che fosse fatto. Ed è questo il motivo, poi ce ne andiamo a cena, per il quale voi che siete qui dovreste rappresentare il più possibile degli esempi.
Perché, ad esempio, nel vostro mondo, più esempi ci sono di insegnanti e ballerine preparate, cortesi, educate, tecnicamente impeccabili, che sono in grado di fare discorsi di un certo tipo, che propagano messaggi, eccetera, eccetera. Più persone di queste ci sono, più chi è là fuori prenderà a misura che il settore è più o meno fatto così. Per cui, grazie per quello che hai detto, quello che tu hai detto è grazie alle persone che decidono di mostrare che qualcosa di meglio esiste e che quindi dicono, non so, è sempre stato considerato male questo e io ti dimostro che ci sono persone che nonostante facciano quello, in realtà sono delle brave persone e così cambi i pregiudizi delle persone con la dimostrazione. Questo è quello che dovreste fare anche voi come insegnanti. Cioè, il motivo di studiare, di prepararvi e di rappresentare un esempio è anche per aiutare a spostare l'asticella della media. Per cui, se tante persone cominciano a fare queste cose dello stesso settore, e ti vede uno, e ti vede l'altro, e ti vede l'altro, passato il 30% si ha il parere medio del settore. Questo è quello che accade scientificamente a livello antropologico. Okay? Questo per rispondere a anche il nostro punto di vista è falsato dalle esperienze che abbiamo avuto. E dalle esperienze che abbiamo. La mappa non è il territorio. Tu hai studiato. Lo potevi dire prima. Lei ha detto una cosa importantissima, uno dei fondamenti della PNL, della programmazione neurolinguistica. L'immagine che noi abbiamo della realtà nella testa non è la realtà, ciascuno ha la sua immagine. Per cui, su questo presupposto, ci sono tante immagini diverse, e ci sono anche modi di comunicare per cercare di aiutare le persone ad ampliare la mappa del territorio. Altre domande? No? Se vi interessa io sono qui. Altrimenti? Siamo andati un pochettino fuori. Allora. Domande da casa? Sì? No? No? Posto? Tutto ok? Bellissimo questa cosa che siamo in collegamento anche. Allora, bene. Beh, molti di voi si chiederanno come mai diciamo questo intervento all'interno. Ma secondo me ci sta veramente bene. Perché questa cosa? Perché quello che ci manca a noi danzatrici orientali, maestre di danza orientale, è rendersi conto appunto che noi stiamo facendo un lavoro, ok? Un lavoro che comunque ci deve permettere in un certo qual modo di poter vivere di questa nostra... Sì, ci sono quelle che lo fanno per diletto, però in realtà è una professione anche, giusto? Quindi è comunque importante che noi sappiamo anche gestire il nostro lavoro, farci rispettare, perché come dice spesso Alex, sembra quasi che abbiamo paura di prendere i soldi. Ma questo è un altro punto di vista, cioè questo è proprio un'altra... Ecco, e questa è una cosa molto comune nel nostro settore, no? Paura di chiedere i soldi, ok? E quindi anche questa è un'altra cosa. Potremmo fare una conferenza sulle derivazioni culturali di questa cosa. È vero. E poi tantissimi altri punti che, diciamo, nel nostro settore è veramente... E poi ci sono tutte queste insicurezze, il fatto che comunque da fuori ci vedono come una danza erotica, come diceva Marcella, e tutte queste cose qua, sono tante cose che comunque... È così, no? Sta scherzando! Cioè, ci come, sono... Come, scusami? Comunque il discorso che volevo fare io è questo, no? Cioè ci sono tante cose che ci condizionano, il giudizio di queste persone che fanno e il fatto che abbiamo paura di chiedere i soldi, poi tutto un insieme di cose, il fatto che comunque siamo legati a mezzi comunque di comunicazione che sono ormai superati. Quindi io penso che il mondo della danza orientale ha bisogno veramente di avere nuovi canali, nuovi modi comunque di comunicare, secondo me. Quindi. Io sono dello stesso avviso. Beh, io l'ho scoperto grazie anche a te, comunque. Ovviamente. Io devo fare. Siamo nell'era della comunicazione. Siamo nell'era della comunicazione. Sì. Bisogna imparare. Cioè, dovremmo. Dovremmo imparare a comunicare meglio, perché ormai il mondo è la comunicazione. La cosa rischiosa a proposito della comunicazione è che purtroppo le persone rischiano di prendere a misura quello che è più appariscente, sempre per una questione di evoluzione antropologica, quello che fa scandalo, quello che fa scalpore. Ci sono, potrei raccontarvi in che modo vengono utilizzate, delle aziende che prosperano solo sul clickbaiting, cioè significa sono delle aziende, mi alzo così mi vedono anche da là, ci sono delle aziende
che si mettono in testa di mandare fuori delle notizie che attivano immediatamente l'allarme del cervello limbico e generano un impulso irrefrenabile a cliccare. Perché ho fatto questo esempio? Perché purtroppo quel fatto che tutti hanno a disposizione, scusatemi, quel fatto che tutti hanno a disposizione un microfono, sottintendendo che chiunque prende qui, preme rec e si espone al mondo, il rischio è che le persone, per la necessità di approvazione o per le scariche di dopamina che danno i like, si strutturino inconsciamente a propagare messaggi forti, ma magari privi di contenuto, ottenendo molta attenzione, con però un effetto di contraccolpo. Che più le persone danno retta a quel tipo di messaggio, a quel tipo di contenuto, più le altre che magari hanno responsabilità etica e coscienza di veicolare messaggi più pacati, con un contenuto più pesante, si trovano svantaggiate. Perché di fronte a una massa che risponde a una scollatura profonda, voi fate fatica a dire non avete capito nulla. Siete una goccia nel mare. Per cui significa che dovreste raggiungere un livello di competenza tale da capire come si sfruttano i canali di comunicazione per attirare l'attenzione delle persone che voi volete, perché vi garantisco che non le volete tutte. Non tutte le persone sono adatte per avere a che fare con voi in maniera piacevole e distesa, certo. Ma tutte le persone vogliono sapere quello che avete da dire. Certo. Per cui il rischio reale è, per come il sistema è strutturato, che vince la spara più grossa. Perché le persone non scuro e quindi non sa, cioè, dovrebbero spegnere il telegiornale, filtrare la bacheca dei commenti, capire quando c'è clickbaiting, scegliere le informazioni che si infilano nel cervello. Però assumetevi anche la responsabilità del fatto che non tutti sono in grado di farlo. Non è, potete dare la colpa al pubblico perché non è in grado di capirlo. Chi capisce che c'è da studiare per questo sarà uno che parteggia in più per propagare messaggi sensati. È una responsabilità anche questa, studiare comunicazione per far vincere la parte del questo messaggio più edificante di quell'altro. Se però non so cosa c'è dietro, non so come si usano i canali, non so come si usa il mezzo di comunicazione, posso? Un labbracanotto, cioè quelle che fa io nel gruppo lo faccio come battuta. Mi sono comprato un gadget. Quelli sì, dei baci, non... Mi sono comprato un gadget con le labbra rosse, così io, ok. Perché? Perché è l'immagine spiccicata del faccio qualcosa di molto appariscente, non me ne vogliate, perché si può fare anche in modo molto cortese e pacato, e sono i tipici selfie a tira like. Cioè, quelli, no? Con le labbra... esatto. Tira tantissimo, c'è un motivo. Ma non venitemi a dire che è ricco di contenuto e che aiuta le persone a pensare meglio. Per cui questo è un altro aspetto che con la comunicazione si riesce a vincere. Non tocchiamo questo tasto. Mi vergogno di questo in alcuni casi. C'è la foto di James Dean e l'altra foto di non so chi è vestito in un altro modo, dove lui con l'impermeabile khaki, il cappello, vestito di tutto punto, e sotto c'è scritto, è stato storto qualcosa evidentemente. per ridere. Va bene, allora ragazze, grazie, ora ci salutiamo, grazie, ci diamo appuntamento a domani, che ci sarà comunque Fifi per rispondere a tutte le vostre domande, a fare le foto, perché penso che molte di voi non aspettate altro, no? Di fare foto con Fifi. Posso farle? E... ma certo! Il costume però! Certo. No! No, ci hanno provato a farlo ballare col bastone, ci hanno provato, sì. Comunque. Ho imparato a farlo scimmio. Allora, io seguo da casa. Ho capito, Ma che ridono loro lì! Comunque niente, cioè, e ci sarà anche lui per fare il discorso sul messaggio. Quello che forse hai fatto? La domanda è sensatissima. Cioè, quale ramo vuoi sapere? Una ballanga di cose. La parte di comunicazione? Sono PNL Master Trainer certificato con Extraordinary di Claudio Belotti e ho preso il certificato di Richard Bandler, che tu saprai sicuramente chi è, della NLP Society. Al di là di tutto questo, ho fatto tante prove, ho preso tante mazzate,
Per cui, per quello che riguarda il marketing, ho studiato la parte di Facebook. A dopo, ragazzi, alle 8 inizia lo spettacolo. E di base, ciao. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ho fatto un certo numero di corsi su comunicazione, però diciamo, se ti interessa la parte di certificato è... E gli altri trainer che sono? Sono curiosa. Gli altri trainer? Ho fatto solo quel percorso lì. No. Ho studiato con Roberto. Eh? No. È simile. Cerè. Ho studiato con Roberto Cerè. Ho studiato con Paolo Ciao, Belotti. Dopo. Non sono riuscito a prendere la certificazione con Dan Kennedy, però... anche Kennedy su quelle storie lì, e in realtà ho applicato tanto. Cioè, se tu mi dovessi fare la domanda è, non applico le strategie da università, perché le strategie da università, a causa del percorso che porta a certificare che le possono insegnare, sono vecchie. Quindi, finita ingegneria, ho fatto lo strategie per coach a Monte Carlo, poi proprio di recente ho preso l'NLP Master con Belotti, nel mezzo ho studiato X-Code. No, comunque conosco Roberto Rale. Io ho fatto il percorso. Leader di te stesso, com'è? Ha fatto il Fly e l'Academy. Ok, ok. E dopo ho fatto anche dei corsi con Italo Pentimalli. Ok, Pentimalli. Bravo anche lui. Bene, ragazzi, allora vi salutiamo. Potete farmela prima questa domanda? Ci diamo appuntamento. Allora, lo spettacolo di questa sera è in video, quindi lo dovete acquistare. Invece ripartiamo domani mattina alle 9:30. Ciao ragazze! Buona cena. Ciao. Ciao, ciao! Va bene, grazie. Ciao Margherita, buona serata. Ciao Alex. Ciao, ciao. Guarda, no, ce l'ho io. Ma non, io non...